Io mi era stato anche consigliato oggi se ne valeva la pena magari di essere qua con voi. E io ho detto sì, vale la pena sì, perché forse magari in questo momento, dopo sento anche le vostre domande, devo, credo, lanciare un messaggio che vedo un scoramento bestiale in questo momento nello spogliatoio, attorno a me e fuori, giustamente, questo è il quadro che ho, ed è giusto che sia così. Abbiamo perso 2-0 con Cittadella, la classifica peggiora, non facciamo gol da 4 partite, tutto quello che volete. Però sono venuto qua per dare appunto questo messaggio, è il messaggio che ho dato alla squadra, soprattutto in questo momento, soprattutto dopo una sconfitta 2-0 col Cittadella, che è l'undicesima vittoria non consecutiva, che fa fuori casa, mi sento di dire che non è proprio tutto da buttare. Non è che la squadra non ha i cosiddetti. Io per 70-75 minuti credo che questa squadra, con dei limiti, con delle ingenuità pazzesche, che ha tenuto testa a una squadra difficile da affrontare. E io da questi 70-75 minuti ripartirò, da questi 70 minuti ripartirò per finire queste ultime 3 partite nella maniera possibile migliore, perché ci credo. E questo era un messaggio che volevo lanciare un po', che ho lanciato alla mia squadra oggi, che devo lanciare forse anche a qualche persona che ho vicino a me e anche soprattutto all'esterno, ai tifosi, che poi dobbiamo, i tifosi giustamente sono delusi come siamo delusi noi, però ecco, ragazzi, abbiamo ancora 3 partite, io ci credo, ci crederà anche mia squadra e anche le componenti esterne. Io mi auguro che, passata la delusione, ci possano ancora dare una mano come l'hanno fatto fino adesso. No, io, Abidawis lo sa che se lui si allena già da domani con la squadra, lui ha già detto che sarà convocato per Ascoli, quindi dopo in che condizioni, che abbiano autonomia di 10-15 minuti, non lo so, però non sono solo questi. Anche oggi magari c'era la possibilità nella parte finale di anche D'Angelo, è un giocatore che ti dà sempre una certa garanzia, una certa personalità. Giocatori e riferimenti importanti ne ho persi tanti, Ardemagni anche, lei ha detto bene, non so, sarà un'annata sciagurata, però ecco, non è finita. Guardate, io, per me non è un problema, perché è un mese che sono in ritiro qua a Avellino e io un mese che sono a Avellino rinchiuso su un albergo, per cui lo può fare anche la squadra, se questo potesse servire, perché i ragazzi sono molto disponibili anche su questo. Bisogna confrontarsi con la società? Sì, però anche.